Castello Olvera. Arriva la partita importante per i tifosi di Floriana. Il derby contro Valletta. Come si sta preparando la squadra per questa sfida dopo la grande vittoria contro Sliema? Ma penso che un derby è sempre un derby importante. Ho saputo che già penso da 8 anni che la Floriana non vince, non pareggia. Adesso cambia la musica, nel senso che adesso la Floriana sta andando molto bene con un risultato molto positivo. Sappiamo che un derby è sempre importante. Io spero che i miei ragazzi possano dare una grandissima soddisfazione alla tifosi della Floriana con la vittoria. Sei d'accordo che la partita contro High Benins, anche se fu la seconda sconfitta, ha dato fiducia alla squadra che ha qualità importanti e può competere con tutti? Ma penso che la mia squadra può competere con tutte le altre squadre. Parlando della partita con il Berna, primo 20 minuti, penso, loro praticamente potevano andare sul 3-0. Noi siamo stati bravi a gestire bene la palla e pareggiare la partita. La cosa che dispiace è, diciamo, che ultimo 5 minuti abbiamo preso un gol dal mio punto di vista irregolare. Nelle ultime 5 partite, Floriana ha vinto 4 e ha pareggiato 1. Quanto può essere importante questo buon momento di forma in vista del derby? Ma è sempre importante quando riusciamo a fare le vittorie importanti anche giocando con la squadra, diciamo, inferiore. È importante che i miei ragazzi vanno in campo con la giusta determinazione, con la voglia di vincere, come sto dimostrando sinora. Non è un segreto che nel campionato Floriana non batte Valletta da tanto tempo. Credi che questa partita può essere la volta buona per prendere la vittoria? Ma io spero benissimo, spero, sono fiducioso che questa partita possa portare la vittoria a casa e soprattutto salire di classifica, che per noi è molto importante. Mister, infine, può fare un appello ai tifosi di Floriana per venire allo stadio e essere il 12° uomo in campo? Ma io penso che quando c'è questo derby, io penso che è già importante che i tifosi non vengano in massa a vedere la Floriana, e speriamo che possano uscire e gioire dopo i 90 minuti con una vittoria importante. Grazie mille.